benvenuti nel mio nuovo video del Milanista Veneto. Ci siamo a cosa? Ci siamo a Natale e quindi si diventa tutti più buoni, ovviamente anche io. Visto quello che è successo ieri, tutti più buoni. E quindi, dato che sono così buono da farvi questo bel video appunto natalizio, e oggi, anzi, lo sto registrando a mezzanotte, quindi è ufficialmente la vigilia di Natale, tanti auguri di buona vigilia. E quindi, dalla bontà che sto esprimendo in questo momento, vi faccio vedere una cosa precisa che ci tenevo a farvi vedere, appunto, per iniziare, appunto, per fare un'introduzione a questo video. Stiamo parlando appunto di Milan, mi pare di aver capito che stiamo parlando di Milan. Un attimo solo che lo carico, perché volevo farvi vedere un attimo la questione. Non ci vuole tanto, Adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è un video, perché appunto siamo più buoni a Natale, scusate l'attesa. E adesso ve lo faccio vedere anche con tanto di volume. Ecco a voi un video importante. Ultime speranze per il Chievo, lancio di Rossettini. Sponda di Stepinski, occhio a Pellissier davanti ad Handanovic, il tocco sotto, Sergio Pellissier, al 91esimo, il pareggio del Chievo, il suo capitano trova l'1-1, fa impazzire il Pentecodi, Sergio Pellissier. Ma voi vi chiederete, ma perché Sergio Pellissier? Potevo anche farvi vedere un certo Fabio Quagliarella. Perché? Perché mi sono veramente rotto i coglioni. Nel senso che va bene essere buoni, ma quando vedi un giocatore di 39 anni segnare in questa maniera con un unico passaggio, e un tocco sotto ad Handanovic, uno forse dei portieri più forti, non dico del mondo, ma comunque d'Europa, a 39 anni, a pareggiare una partita al 90esimo minuto, ti fai qualche domanda. E il riferimento non è assolutamente casuale, e cioè al nostro attacco. Cioè, non possiamo continuare a fare zero gol, perché da quattro partite, di cui 3-0-0 e un mezzo gol con l'Agon Line ad Atene, che appunto non segniamo, non si può andare avanti così. E quindi, dato che a Natale siamo tutti più buoni e chiaramente si scartano i regali, io ecco a Milan regalerei. Oltre a impacchettare un video con cui si vede in maniera ripetuta questo gol veramente stupendo, regalerei appunto come acquisto di gennaio Sergio Pellissier. Questo perché fa capire come un signor giocatore che per anni è stato capitano e comunque anche ha vestito solamente la maglia del Chievo, sappia fare questi gol qui. E il nostro attacco, che forse è il reparto di cui abbiamo appunto avuto meno infortuni o comunque meno assenze, contro la Fiorentina ha totalizzato un tiro di Çalhanoğlu smorzato e basta. Basta perché, a parte un colpo di testa di Higuaín, le uniche due occasioni del Milan sono state con RR Ricardo Rodriguez. Quindi ti fai una domanda, ci facciamo una domanda. Quindi, dato che io mi sono rotto le balle anche di questo cazzo di microfono
ed è però Natale, dobbiamo essere tutti più buoni. Sembra che stia facendo lo spot della pubblicità della Bauli. Regaliamoci tutti un Sergio Pellissier per Natale. Ma io mi dico, ma com'è possibile che dopo quasi 3 mesi di canale devo arrivare al momento in cui devo mostrare a tutti i tifosi un gol di un 39enne? Purtroppo lo faccio perché è così. Milan, che al di là di questo interessantissimo video che rivedrei tutti i giorni, solo per dire, per incurarmi, quindi per non piangermi addosso ogni volta. Milan che in generale anche ieri ha fatto vedere il periodo no che sta attraversando, però posso dire la verità, qua o si cambia in maniera repentina oppure continuerò a far vedere video di prodezze che ogni giorno appunto, i grandi campioni, quelli che si sono sempre dati da fare, non come chi protesta in campo perché non viene fatto un lancio o perché ha perso un pallone e cammina con la testa giù e con la gobba. Il Milan, appunto, scusate, ma perdo i fili del discorso. Ieri, appunto, ha messo in mostra tutte le sue difficoltà. Ripeto, il Chievo, facendo ancora riferimento al gol di ieri, ma non mi stuferò mai di farlo, con un lancio è andato in porta. Noi ieri, per arrivare alla porta fiorentina, facevamo 450 passaggi e abbiamo preso un gol che, secondo me, qualche responsabilità ce l'ha in pieno Ciccio Donnarumma. Non me la sento di fare le pagelle. Mi dispiace perché pensavo di farle, di regalare anche un bel video per Natale, appunto questo è il mio regalo di Natale, ma penso che insomma sia inutile anche perché, a parte la prova maiuscola di Calabria che da mezzala difficilmente lo si vedrà ancora, ma purtroppo per le squalifiche di Bakayoko che si è dovuto fare gli straordinari, vedo sufficienze poche. Sono stato contento di una cosa, quindi questo è stato il secondo regalo, questo però ovviamente di marchio milanista e non di altre squadre, il ritorno in campo di Conti che in qualche fiammata ha fatto vedere il suo potenziale da terzino sinistro, destro, scusate. Le mie peppine del Milan, almeno quella che mi dà positività. E quindi ragazzi, sì, ci sarà la nuova sigla natalizia, ci sarà ovviamente nuove novità. A partire dalla partita, meglio, per la partita pre-Capodanno, però oggi siamo qui a commentare una sconfitta che brucia dopo 2-0-0, poteva essere il terzo 0-0, ma è di un periodo in cui non ne veniamo più fuori e dopo guardi la Juve come gioca e segna allo stesso modo sul secondo palo con lo stesso giocatore e vedi la cattiveria che ci mette la Juve. Al di là di qualsiasi cosa che possiamo dire, batte appunto la Roma e rimane, meglio, ci distanzia di quasi 30 punti, capisci il perché il Milan è quarto e in 3 occasioni non è riuscito a approfittare del passo falso delle squadre. E quindi mi dispiace essere così deluso, però vi ho fatto divertire con lo spot natalizio. Quindi comprate e guardate tutti i video di Sergio Pellissier, soprattutto verso la fine, no? Quando fa questo grandissimo pallonetto, oppure in alternativa vi consiglio la seconda visione, appunto quella di Quagliarella Fabio ad Empoli con un semplicissimo colpo di testa su un cross molto semplice, non mi ricordo di chi, ma molto molto semplice, che va a insaccare la porta. A meno che sia l'Empoli o quante altre squadre, interessa che gente così con un cross vada dentro in porta e noi non riusciamo in quanto appunto super prevedibili. Ragazzi, di oggi sono andato molto lungo, lo so, ma vi auguro con questo un felice Natale dal vostro milanista Veneto a tutti quanti voi, anche a chi purtroppo non è milanista e sta meglio di me. E ci vediamo nel post partita di Frosinone Milan e poi nella gran sorpresa di Milan Spal. E vi auguro una buona notte e mi raccomando, per Natale regalate un Sergio Pellissier. O meglio, Milan, Higuain.
tutta la squadra dovete imparare da quell'uomo. Mi raccomando, alla prossima. Buon Natale a tutti, ciao. I don't wanna